Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati a Di Prima Mattina, la rassegna stampa targata Super J. Siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana. Andremo a leggere i principali argomenti che sono trattati appunto nei quotidiani abruzzesi. Essendo il lunedì, dedicheremo ampio spazio alla pagina sportiva. Tanti gli argomenti di cui parlare, sia per quanto riguarda il calcio che per quanto riguarda il mondo della pallacanestro. Abbiamo l'ospite giusto, anzi direi di più, ovvero Vincenzo Montani. Benvenuto innanzitutto, Vincenzo. Grazie. E poi, tra l'altro, mi dicevi, insomma, a microfono, mi avevi già ampiamente annunciato, non sei più il team manager del Teramo Calcio, ma hai questo ruolo nuovo. Io l'ho definito quasi ambasciatore, in un certo senso, dei colori biancorossi. Però sei il responsabile, diciamo, dei rapporti con la tifoseria, praticamente. Dei rapporti con la tifoseria. Tecnicamente il nome è SLO, che sta per supporter liaison officer. Sono i nuovi termini anglofoni che tanto ci piacciono, sì. Però ne parleremo, perché appunto, anche vista l'ultima partita che ha giocato il Teramo contro la Ternana, insomma, questo ruolo è stato molto molto importante, perché era una partita a rischio, Enzo, per quanto riguarda appunto il rapporto un po' burrascoso in certo senso tra le due tifoserie. C'erano anche precedenti, però davvero è stato uno spettacolo sportivo nel vero senso della parola, e a breve appunto ne parleremo. Rompiamo però il ghiaccio andando a vedere quella che è la prima pagina per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. In questo caso si parla di un'autostrada per i campi da sci, appunto andiamo a leggere la 24 collegata ai prati di Tivo, sopralluoghi della provincia di Teramo. Ecco le due ipotesi, quindi c'è questa, insomma, appunto questa analisi, questa ipotesi per quanto riguarda un'autostrada direttamente collegata agli impianti dei prati di Tivo. Ma lo abbiamo detto, è il lunedì dello sport e quindi ovviamente si dà ampio spazio al risultato, al buon pareggio del Teramo. Il Teramo ha ottenuto davvero un ottimo pareggio contro una delle formazioni più attrezzate del girone C, ovvero la Ternana. Quindi Teramo un buon pari contro la forte Ternana, e vedete in fotografia anche Costa Ferrera insieme a Bombaggi, che esultano per il gol dell'1-1. E poi il notaresco dei record, parleremo anche di questo appunto con Enzo Montani. Scappa via la formazione di Vagnoni con 11 vittorie consecutive, davvero record pazzesco per quanto riguarda la formazione rossoblu se contiamo i campionati dalla Serie A alla Serie D. Poi il basket in A2, parleremo di basket anche per quanto riguarda la Serie B. Roseto concede il bis e fa festa con Orzi Nuovi, quindi vittoria importantissima per la Sapori Veri Roseto, la seconda consecutiva, e andremo anche a vedere insomma per la classifica. Davvero è una vittoria che dà tanto tanto ossigeno, tanto entusiasmo, tanto morale alla formazione biancazzurra. Ritorniamo nelle cronache e siamo sempre sul taglio medio della prima pagina del quotidiano Il Centro. Si parla, ovviamente, si fa la conta dei danni per quanto riguarda le mareggiate che hanno colpito le coste teramane. I massi non bastano contro le mareggiate a Teramo, all'Aquila, per avere un super ospedale. C'è infatti il consiglio comunale congiunto che si svolge appunto oggi all'Aquila sulla sanità, nella quale le due realtà chiederanno una deroga al decreto Lorenzin e la possibilità di avere due ospedali di secondo livello, un avvenimento che ovviamente seguiremo in prima persona proprio sul campo, insomma, come si dice. E poi a Teramo, appunto, la manifestazione, il vescovo che benedice i trattori, quindi insomma c'è stata questa manifestazione per quanto riguarda appunto la benedizione effettuata dal vescovo della diocesi di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi. Infine chiudiamo insomma nel taglio basso la scomparsa del procuratore, l'addio al magistrato Amicarelli, aveva 85 anni, indagò anche su Tangentopoli e oggi appunto ci saranno i funerali. Questa quindi la prima pagina per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso praticamente possiamo insomma andare a visionare la pagina sportiva, partendo dalla bella vittoria, dal pareggio che il Teramo ha ottenuto contro la Ternana, cominciando però andando a vedere con l'aiuto della nostra grafica tutti i risultati e poi la classifica. In seguito leggeremo anche sul quotidiano Il Centro come viene trattato praticamente questo pareggio da parte del Teramo, ricordiamolo, con il punteggio di 1-1, e si tratta di un punto molto molto pesante per la squadra, insomma per i biancorossi di mister Tedino. Il Teramo che mette in difficoltà
la Ternana, vediamo appunto la pagina sul quotidiano Il Centro, vantaggio umbro e pareggio biancorosso nel giro di 2 minuti, partita combattuta e tirata dall'inizio alla fine. Gli ospiti attaccano a lungo e mostrano grande qualità, ma il diavolo a creare le occasioni migliori. 2 episodi dubbi, un rigore apparso netto su Marilungo e un autogol ternano annullato per fallo di Ilari. Infine andiamo a vedere qui le dichiarazioni nel post partita con Tedino, che comunque è soddisfatto, ottima prova, si è visto un gran calcio. Costa Ferreira uscito in baraglia per una botta alla schiena, è stato controllato in ospedale, non ha per fortuna fratture. E poi ovviamente il tecnico rimarca l'importanza del giocatore lusitano, appunto dichiarando: per noi è importantissimo. Allora, prima di coinvolgere anche Enzo Montani, abbiamo il servizio per quanto riguarda il pareggio, il buon pareggio ottenuto dal Teramo contro la Ternana, quindi andiamo a visionare il servizio e poi rientriamo qui in studio. Finisce in parità l'attesa sfida tra Teramo e Ternana. Biancorossi rimandati al primo esame di maturità proposto dal calendario. Diavolo positivo sul piano della personalità contro uno degli avversari più forti del girone, capace di comandare il gioco per larghi tratti al Bonolis. Bravi comunque Arrigoni e compagni a non disunirsi dopo lo svantaggio e a trovare il pari con lo sfortunato Costa Ferreira, costretto ad uscire in barella pochi minuti dopo il gol. Florio per lo squalificato Cancellotti e Martignago per Mungo, le scelte di Tedino. Ternana con gli ex Celli e Proietti in campo dall'inizio. La cronaca, all'ottavo occasione per Magnaghi, cross basso di Tentardini, l'attaccante si coordina male e spara altissimo. Ancora a Teramo al 20esimo, diagonale sinistro di Ilari imbeccato da Cristini con un colpo di tacco, palla fuori di pochissimo. Al 24esimo proteste della Ternana per un contatto molto dubbio in area tra Cristini e Marilungo. La Ternana cresce col passare dei minuti e costringe il diavolo sulla difensiva. La partita prosegue su ritmi elevati anche nella ripresa. Al 5° contropiede Teramo, il primo ben orchestrato dagli uomini di Tedino, che porta al tiro Martignago. Tozzo respinge in tuffo e la difesa allontana. Poi in 3 minuti, dal 13esimo al 16esimo, succede di tutto. Inizia Bombagi che si gira in un fazzoletto, ma la deviazione di un difensore manda in angolo la conclusione. Dagli sviluppi del corner, gol annullato ai biancorossi. Classico fallo di confusione rilevato dall'arbitro Cudini, presunta spinta di Ilari, prima che il pallone finisca in rete. Al 15esimo doccia fredda sul Bonolis. Batti e ribatti in area, Partipilo trova lo spazio per il tiro vincente che infila Tomei. La reazione del diavolo questa volta è da squadra con gli attributi. Il Teramo si riversa subito in avanti e trova il pari immediato con Costa Ferreira, che sfrutta il lavoro di Magnaghi e scarica il destro alle spalle di Tozzo. Peccato per il portoghese non potersi godere appieno la gioia del gol, perché 10 minuti dopo è costretto ad uscire in barella per infortunio, accertamenti in ospedale per un forte colpo alla schiena. L'ultimo tentativo del match è dei teramani con Mungo, subentrato a Martignago, che controlla e calcia al volo, facile presa di Tozzo. L'1-1 è salutato dagli applausi di tutti i 3.527 spettatori del Bonolis, 710 quelli ternani. Domenica a Bari, l'11 di Tedino è atteso da un'altra prova di maturità, niente male. Allora, questo è il servizio appunto del match dell'1-1 ottenuto dal Teramo contro la Ternana, realizzato appunto da Alessandro De Midio. Enzo, entriamo nel vivo dell'analisi. Io parto innanzitutto da un dato: i 4.000 e passa spettatori, perché 3.500, esatto, più contando anche i tifosi della Ternana che hanno riempito il loro 710, settore. Io direi atmosfera da Serie B quasi, sì, anche sì, proprio sentendo proprio il rumore sul campo, sì, già nel ieri servizio. Ieri abbiamo vissuto, come ha sottolineato ieri lo stesso presidente Iachini sul sito della Teramo Calcio, una bellissima giornata di sport, che oltre alla nutrita partecipazione di pubblico, devo dire, c'è stato un bel tifo. Sappiamo che erano due tifoserie rivali, c'erano con precedenti esatto, però c'è stato un bel tifo da parte di tutte e due le tifoserie. È stata comunque una partita corretta sia in campo che fuori, è filato tutto liscio e devo dire è stata una bella giornata di sport. E anche abbiamo avuto modo di vedere una bella partita. Per quanto riguarda poi l'aspetto, in questo caso appunto tecnico, andando insomma anche nello specifico, prestazione anche qui molto positiva, lo stesso Tedino soddisfatto, non era assolutamente facile poi reagire anche a un gol subito in modo anche un po' così, diciamo quasi rocambolesco, quasi flipper, esatto, la palla che un po' è lì, che
diciamo, danza davanti alla porta e poi entra, subito grande reazione a livello mentale del Teramo, veramente da grande squadra in questo caso. Esatto, esatto. Premesso che, devo dire, dopo aver visto in questa fase lunga, ormai fase di campionato, tutte le squadre, la Ternana sicuramente è stata la squadra che ha impressionato di più. Quella che ti ha colpito maggiormente. Assolutamente sì, devo dire, una bella squadra, ha giocato bene, ha avuto spesso il pallino del gioco in mano, anche se in effetti le occasioni migliori le abbiamo avute noi, fin dall'inizio con Magnaghi e poi con Ilari abbiamo avuto due grandi occasioni e quindi giustamente, come dicevi tu, poteva essere una mazzata passare in svantaggio dopo una partita condotta sul filo dell'equilibrio, invece c'è stata subito la reazione del Teramo, devo dire che il pareggio probabilmente è il risultato più giusto in questa partita. Anche se, ripeto, le migliori occasioni le abbiamo avute noi, insomma. Ecco, c'è anche questo aspetto di questa maglietta, uomini che amano le donne. Ieri è stata una giornata importante, aggiungo a quello che dicevo prima, anche da questo punto di vista, sia per questa iniziativa a favore contro la violenza sulle donne, e sia per quella delle tre partite parte da ieri. Esatto, le iniziative benefiche della società indetta dalla Teramo Calcio di raccogliere un euro per ogni partita, per ogni spettatore presente, e devo dire anche sotto questo punto di vista è stata una bella giornata di sport. Siccome sei esperto in materia, nel senso che sei appunto un teramano sanguigno, hai vissuto e stai continuando a vivere l'ambiente appunto del Teramo Calcio, Enzo, ti chiedo anche come senti un po', insomma, tastando il polso, ecco, anche come senti poi la risposta del pubblico, se c'è, insomma, se l'entusiasmo sta crescendo sempre di più. Assolutamente sì, devo dire che siamo partiti quest'anno, dopo le note vicende del cambio societario, eccetera, anche un attimino in ritardo, ma quello che ci ha accompagnato fin dal primo momento, fin dal ritiro, dalla presentazione in piazza, è proprio l'entusiasmo ritrovato del pubblico teramano, anche la testimonianza di ieri, ma devo dire già dall'inizio del campionato, dell'aumento degli spettatori allo stadio, certo, è una testimonianza tangibile, c'è molto entusiasmo intorno a questa società, intorno a questa squadra. Una squadra che chiaramente dopo le prime difficoltà iniziali, proprio dovute a tutto quello che dicevo prima, si è ritrovata e sta mostrando il proprio valore sul campo e lascia ben sperare, quindi l'entusiasmo è anche lecito, diciamo. Allora, prima, in precedenza, appunto, avevamo letto le dichiarazioni di Tedino in modo molto molto sintetico, ovviamente, sul quotidiano Il Centro, però abbiamo anche appunto l'intervista vera e propria, quindi abbiamo realizzato l'intervista al tecnico biancorosso nel post partita, quindi ascoltiamo Tedino e poi commentiamo di nuovo qui in studio. Ternana è indiscutibilmente una squadra molto forte, che ha dei mezzi importanti, è allenata molto bene, solo perché sta trovando una regina irreale, non è prima in classifica, quindi bisogna fare i complimenti a una società, a una squadra, a un allenatore, a uno staff che stanno lavorando bene in funzione di fare il massimo. Noi siamo nati da poco e in questo poco tempo abbiamo cercato di limare le nostre difficoltà, le nostre pecche, e volevamo confrontarci con una squadra molto forte. Direi che il confronto è stata una partita veramente eccellente, perché è stata una partita di calcio che si vede poco, diciamo, ultimamente in circolazione, e quindi devo fare solo i complimenti alla mia squadra. Anche oggi episodi sotto i riflettori da una parte e dall'altra, però il gol annullato al Teramo, il rigore contestato, meglio richiesto, della Ternana. Allora, l'episodio del rigore della Ternana l'ho visto molto bene ed era un episodio sicuramente molto dubbio. Il gol fatto da noi l'abbiamo appena rivisto, gli episodi per TV, non c'è nulla, insomma, quindi ripeto, noi, allora, sia io che Fabio per fortuna siamo persone intelligenti, e tutte e due vogliono vincere, tutte e due vogliono giocare bene a calcio, e oggi secondo me dovremmo essere orgogliosi di aver fatto questo spettacolo, perché dalla panchina sinceramente è stata veramente una partita molto vibrante, grazie anche a un pubblico che ci ha sostenuto sempre per tutta la partita. Sì, Pedro, oltre che aver fatto gol, è stato un prezioso collante, e quello che sta facendo è importante per noi. Vediamo, siamo molto tristi proprio per questo motivo, però
confidiamo nella sua forte fibra. È caduto male sulla schiena, quindi faceva fatica anche a muovere i piedi, quindi è in ospedale, vediamo che accertamenti ci sono. Oggi la prestazione è stata molto, molto positiva. Ripeto, è stata una partita di calcio molto bella, con due pugili che sono nati di santa ragione. Ma sicuramente è stata una bellissima partita, disputata da due squadre che avevano voglia di vincere, e già questo è una cosa fondamentale. Quindi poi il pareggio giusto, sai, gli episodi condizionano. Nel primo tempo il rigore è solare, quindi non voglio sentire niente, perché no, è clamorosamente solare. È chiaro che poi dopo quella situazione cambia l'inerzia della partita. Poi dopo però siamo riusciti ad andare in vantaggio e su una disattenzione nostra abbiamo subito il pareggio, anche meritato da parte del Teramo, perché stava spingendo. Però è una squadra forte il Teramo e ha giocato a viso aperto come abbiamo giocato noi. Quindi è sicuramente una bellissima partita. Dispiace, perché un episodio così condiziona le partite, è un peccato. Ecco, a proposito di episodi, sul gol annullato al Teramo ha qualcosa da dire? Ho rivisto, quando parlo, perché ho rivisto le immagini. Intanto il giocatore era fuori dal campo perché Ilari era dentro la porta, dopodiché ha buttato per terra Marilungo e quindi l'arbitro ha fischiato ancora prima che ci fosse il contatto con la palla. Quindi parlo perché ho appena rivisto le immagini molto bene. E ha detto il contrario? Non mi sembra, sì, che abbia detto la stessa, esatto, cosa. Comunque. Vabbè, è il gioco delle parti. Bruno fa la sua parte, io faccio la mia parte. Però il giocatore è effettivamente all'interno della linea di porta e quindi in quella situazione non è regolare. Allora, un simpatico scambio di battute, insomma, anche a distanza, tra i due tecnici, Tedino da una parte e Gallo dall'altra. Entrambi però, comunque, io risalto questo, soddisfatti proprio, sì, della prestazione. Lo stesso Tedino aveva detto alla vigilia: aspettiamoci una partita a viso aperto, due squadre che se la vogliono giocare. E davvero, insomma, tutte e due le formazioni hanno onorato il campo, in questo, sì, senso, sì, che è stato allo stadio, aver assistito a una bellissima partita anche a livello estetico. È vero, infatti lo sottolineava anche l'allenatore Gallo, l'allenatore della Ternana, dice: due squadre che volevano vincere, che in effetti non è così abituale vedere, magari si vedono squadre che, certo, vengono, si arroccano in difesa, no? Si è così giocato, insomma, a viso aperto. Due squadre che hanno giocato a viso aperto cercando la vittoria tutte e due, e poi è arrivato questo pareggio sul quale in effetti anche i due tecnici concordano, è stato un pareggio giusto per quello che si è visto in campo, insomma. Lo stesso Tedino, commentavamo anche ascoltandolo a microfoni spenti, insomma, che ha ribadito anche questo concetto, nel senso, ha detto appunto che la Ternana ha davvero una formazione fortissima, sì, la regina lo è ancora di più, ha usato addirittura il termine reale, a breve andremo anche a vedere i risultati e la classifica, e ha risaltato proprio questo, cioè che il Teramo adesso è in una zona playoff, nonostante appunto un ritardo oggettivo anche di partenza, tardi. Esatto, quindi un motore che ha un po' stentato all'inizio, un po' a singhiozzo, però che adesso, insomma, sta trovando i giusti giri in un certo senso. Devo dire che quest'estate, in fase appunto di preparazione, Tedino l'aveva proprio detto, aveva detto: ci vorranno almeno un paio di mesi prima di ingranare, prima, esatto, di trovare l'amalgama. Tra l'altro si è partiti con un gruppo nel ritiro che poi è stato anche cambiato in corsa, nel senso si sono aggiunte altre persone, per cui ci è voluto un po' di tempo. Adesso la squadra è già da qualche settimana che ha ingranato, si vede in campo il gioco quello che vuole il mister, e come dicevi tu giustamente prima, ieri abbiamo avuto forse il primo banco di prova importante in questo campionato, e adesso ne avremo uno dietro l'altro, perché domenica andiamo a Bari, poi riceviamo, esatto, la capolista, la regina, quindi insomma tutte partite molto impegnative, che però, dico, forse arrivano nel momento giusto, nel momento, diciamo, della maturazione di questo gruppo che si sta ritrovando bene. Allora, andiamo quindi a vedere, grazie Cristian intanto dalla regia che ci manda appunto tutti i risultati della 15ª giornata. Il Monopoli che vince il derby con il Bisceglie 2-1, Casertana Avellino vince appunto la formazione di casa, anche qui il derby campano 2-0 per la Casertana. Poi il Bari che vince fuori casa contro la Paganese 1-0, Rende Picerno 1-0, Tris della Regina Rieti 3-0 per la formazione calabrese, Sicula Leonzo Virtus Francavilla 1-1, Teramo Ternana ovviamente lo sapete tutti 1-1, Potenza Vibonese 1-0, Cavese, la Cavese appunto che spugna il campo della Viterbese 1-0, Catanzaro Catania 3-0. La classifica quindi dopo la 15ª giornata vede la Regina quota 37 punti, Monopoli 31, Potenza e Ternana a 30, Bari 29, Catanzaro 24, il Teramo lo vedete lì a 22 punti, solitario insomma quota 22, poi via via tutte le altre formazioni.
Enzo, ti chiedo anche, insomma, lo hai detto, me l'hai anticipata un po' in un certo senso la risposta, adesso davvero c'è un periodo di partite molto importante, davvero sì. L'esame di maturità, ma quanto può far bene anche al Teramo, e se non ho capito male da quel poco, insomma, vedendolo anche a livello superficiale, insomma, ascoltando anche le parole di Tedino, penso che anche lui sia, insomma, un tecnico a cui piace anche la competizione, l'alta competizione. In questo caso ti chiedo anche quanto può essere positivo, paradossalmente, il fatto adesso di avere un girone difficile, avversari anche tosti, con tradizione, eccetera, anche per esaltare un po' le caratteristiche del Teramo. E quasi, insomma, ti ripeto, mi hai risposto anche tu, probabilmente avviene nel periodo migliore, esatto, nel momento giusto per esprimere poi questo potenziale. Sì, in effetti, come dicevamo prima, il Teramo, appunto, non mi voglio ripetere, insomma, è partito con un po' di ritardo rispetto agli altri, adesso è nella fase, diciamo, di crescita. Il campionato sta esprimendo quello che più o meno, perché le squadre che sono, forse il Monopoli magari non ci si aspettava o andasse così bene, perché sta facendo, esatto, in questo momento sta, esatto, grande, è la sorpresa, un in un grande certo campionato senso. Però diciamo le squadre appunto come Bari, Ternana, la Regina, sono quelle che ci aspettavamo. Volevo sottolineare invece un aspetto rispetto alle partite di ieri, quel Rieti-Regina 0-3, è che la partita non si è giocata perché è stata assegnata a tavolino, perché il Rieti, sappiamo che c'è stato un passaggio di società, ci sono difficoltà economiche, stipendi certo. Non pagati, l'allenatore è andato via, ieri praticamente si erano presentati con la squadra Beretti per poter giocare. L'allenatore però della Beretti non aveva il patentino per poter stare in panchina in Serie C, praticamente. Irregolarità, quindi a livello la partita è stata data persa a tavolino. Adesso vediamo la prossima del Rieti, perché il Rieti in questo momento rischia l'esclusione dal campionato. Quindi staremo anche a vedere se il campionato appunto dovesse diventare dispari in questo senso. Allora, siamo arrivati al termine della nostra prima parte, quindi adesso, prima di fare la pausa, andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi andiamo appunto, ci prendiamo un piccolo break, ci rivediamo tra pochissimo sempre qui a Di Prima Mattina. Un buon lunedì da Marco e ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Siamo appena usciti dagli effetti piovosi della perturbazione di ieri, che subito ne dovremo affrontare un'altra, ora in azione ad ovest della Sardegna. Un vortice ciclonico si formerà tra poco al largo della Corsica e favorirà precipitazioni intense in tutto il centro-nord lato tirrenico, ancora una volta riparati i versanti adriatici. Guardando nello specifico la previsione per l'Abruzzo, ci attende una giornata piuttosto soleggiata su Teramano, Pescarese e Chietino e nuvoloso con qualche occasionale piovasco sull'Aquilano. Copertura nuvolosa che avanzerà in giornata sempre più verso est, ma senza fenomeni di rilievo. I venti risulteranno deboli da sud e i mari rimarranno mossi, ma non di burrasca. Infine uno sguardo alle temperature, che rimarranno stazionarie con massime comprese tra 9 e 16 gradi e minime della prossima notte tra 6 e 12 gradi. È tutto per la meteo, buona giornata. Bene, rieccoci di nuovo qui a Di Prima Mattina, siamo in compagnia con Enzo Montani, abbiamo fatto un'ampia analisi per quanto riguarda appunto il buon pareggio ottenuto dal Teramo contro la Ternana, quindi un punto che fa classifica, un punto importante davvero per i ragazzi del tecnico Bruno Tedino. Lasciamo la Serie C, scendiamo di una categoria, praticamente andiamo a vedere quanto è successo nel campionato di Serie D, partendo appunto con tutti i risultati e poi vedremo anche la classifica. Avezzano Monte Giorgio 1-1, 8 reti nel pareggio tra Campobasso e Fiuggi 4-4, davvero partita, insomma, perché la vista spettacolare. Poi Jesina Real Giulianova 1-0, quindi sconfitta per i ragazzi
di Del Grosso in terra marchigiana, Pineto, Matelica 1-1, San Giustese e Recanatese 1-1, ne approfitta, e come se ne approfitta, il San Nicolò Notaresco di Vagnoni che batte 2-0 il Cattolica, l'Olimpia Agnonese spugna Tolentino 2-1, 1-1 Travastese, Atletico Porto Sant'Elpidio, il Chieti che continua a stentare, perde 2-0 contro il Vasto Girardi. Andiamo a vedere la classifica dopo la 12ª giornata. Per il Notaresco è l'11ª vittoria consecutiva e potete vederli, insomma, le quattro che sono dietro, tutte e quattro hanno praticamente pareggiato. Il Notaresco ne approfitta, vola a più 4 sulla Recanatese, a più 12 sul Monte Giorgio, quindi 33 punti per i ragazzi di Vagnoni. Il Pineto lo vedete lì al quarto posto a quota 20 punti. Real Giulianova invece che continua a stazionare nelle zone pericolose, tra virgolette, della classifica a quota 13 punti. Andiamo a vedere invece come vengono trattate, insomma, le prestazioni delle squadre teramane sul quotidiano Il Centro, partendo ovviamente da quella che è stata definita, e di fatto lo è, la marcia trionfale del Notaresco che vince appunto 2-0 contro il Cattolica. Pomante, Sansovini in gol per un Notaresco da record. Il Cattolica va al tappeto per la capolista e l'11ª vittoria di fila, apre le danze il difensore, poi arriva il 7° acuto stagionale del bomber Sansovini. La squadra del patron Di Giovanni vola più 4 sulla Recanatese, così come abbiamo visto nella classifica. Il dirigente schiappa, si sbilancia, la strada è ancora lunga ma possiamo andare in Serie C. Poi Vagnoni ovviamente soddisfattissimo al termine del match e dichiara: sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Anche qui abbiamo il servizio della partita, quindi andiamo a vedere appunto la sintesi del match tra Notaresco e Cattolica e poi rientriamo qui in studio. È una marcia trionfale quella del Notaresco, che conserva la testa della classifica ed anzi allunga più 4 sulla Recanatese, fermata dalla San Giustese, e in anella l'11ª vittoria consecutiva. Dalla Serie A alla Serie D per questa stagione nessuno ha fatto meglio della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che anche in una sfida che poteva nascondere mille insidie è riuscita a tenere alta la concentrazione contro un avversario che pure aveva fermato il campo basso sul pari appena 7 giorni prima. Anche perché il tecnico Vagnoni si è presentato con una linea mediana, con due assenze pesanti, quelle di Marcelli e Blando, e con capitan Salvatori solo in panchina. Ma chi ha giocato come al solito ha fornito un ottimo contributo. La sfida si mette subito in discesa per i rossoblù, che all'ottavo sbloccano sugli sviluppi del primo angolo e Pomante, capitano proprio per l'assenza di Salvatori, al suo secondo centro stagionale a mettere dentro da pochi passi dopo una leggerezza difensiva ospite. Sale a dismisura l'entusiasmo al Savini, già caldissimo al fischio d'inizio, e potrebbe venir giù grazie alla combinazione Sansovini-Romano, con pallonetto al volo di quest'ultimo e palla che lambisce il palo. Il Cattolica è squadra che tiene bene il campo ma che non riesce a impensierire la retroguardia di casa, che al contrario costruisce palle gol. Al 32esimo è clamorosa quella che capita a Cancelli, con palla calciata alta da pochi passi dopo una bella combinazione corale. Nello spazio di 2 minuti poi ci provano prima Frulla al 37esimo con una sessata su punizione che fa correre un brivido ad Aglietti, bravo a bloccare a terra invece al 39esimo il tentativo in precario equilibrio di Sansovini dopo un bel cross di Di Stefano. Ma il raddoppio è nell'aria ed arriva proprio nel corso del primo ed unico minuto di recupero. I Cramellà e Cancelli portano avanti l'azione con quest'ultimo che, prima di essere steso da un avversario, riesce a servire Sansovini. Il resto lo fa il numero 11, che ricorda l'amico Cascione, trainer del Cattolica, che il vizio del gol resta quello dei giorni migliori. Finta e diagonale imparabile per Aglietti, 7° gol in stagione per l'ex punteros del Pescara. Dopo l'intervallo, nonostante il doppio vantaggio, il Notaresco crea occasioni a grappoli e solo la bravura di Aglietti non fa gioire ancora il pubblico del Savini. Al 5° è il solito Sansovini a provarci con la conclusione fotocopia del gol di Matelica. L'intervento del numero 1 romagnolo è da applausi, come quello che nega la gioia del gol 60 secondi più tardi a Di Cramellà, che ci aveva provato con un tiro a giro sul secondo palo. Ma la veemenza della formazione di Vagnoni non conosce freni ed al 16esimo l'azione d'applausi a scena aperta per come si sviluppa. Cancelli recupera il pallone, con caparbietà e giocate d'alta scuola lo porta avanti. Romano appoggia per Sansovini che imbecca Frulla, solo un attimo Aglietti nega la gioia della rete. Dove non arriva l'estremo ospite ci pensa la traversa, che nega la gioia della marcatura di Cramellà, la cui frecciata, balisticamente parlando, avrebbe meritato miglior sorte.
Al 33esimo, con la sfida ormai indirizzata a favore del Notaresco, sostituzione standing ovation per Sansovini, con il pubblico del Savini in piedi ad applaudire. E questa è l'ultima emozione della sfida. Dopo il triplice fischio c'è spazio solo per la festa. L'11esima di fila in questo campionato da applausi per il Notaresco sempre più capolista. È una marcia trionfale quella del Notaresco. Allora Enzo, stavamo appunto commentando anche noi, diciamo a microfoni spenti, questa bellissima vittoria del Notaresco. Tra l'altro ricordo anche che avevamo commentato con proprio l'addetto stampa di Notaresco Matteo Falzon tutte le varie insidie che ci potevano stare anche dopo la grande vittoria ottenuta contro il Matelica. Insomma, a livello metaforico poteva essere la classica buccia di banana sulla quale scivolare. Non solo il Notaresco ha vinto, ma anche nuovamente convinto Enzo, quindi dimostrazione che soprattutto a livello mentale Bagnoni davvero sta facendo un lavoro straordinario sui propri ragazzi. Assolutamente sì, stanno facendo un grande lavoro, ma si vede pure da come stanno in campo, perché ieri hanno segnato due non proprio ragazzini, esatto, no? Come Pomante, le due chiocce, diciamo. Ma si vede che giocano con un entusiasmo, evidentemente hanno trovato l'ambiente giusto, lo spirito giusto per dare il meglio proprio. E il campionato che stanno facendo è straordinario, perché se si la prima partita, no? Eccettuata la prima partita che andò in quel modo, che così, forse poi ha dato anche lì la scossa. Sì, probabilmente. In un certo senso. Poi hanno infilato queste 11 vittorie consecutive, che è una cosa straordinaria. Insomma, stanno facendo veramente un grande campionato. Riprendo le dichiarazioni che abbiamo letto anche sul quotidiano Il Centro del dirigente Schiappa: la strada è ancora lunga, ma possiamo andare in C. Enzo, ci devi credere a questo punto, nel senso, se è più 4 sulla seconda, più 12 sulla terza, tra l'altro avendo anche avuto già un calendario molto difficile, fatte 11 di fila, è ovvio che manca ancora tanto, però insomma è giusto anche che si leggano queste dichiarazioni, che queste dichiarazioni vengano fatte, perché insomma la lettera C è giusto anche insomma tenerla in considerazione, visto quanto stai facendo vedere in campo, perché hai anche meritato queste 11 vittorie consecutive. Certo, anche diciamo questi risultati chiaramente contribuiscono motivano questo, certo, entusiasmo, certo, no? E quindi ci sono tutti i presupposti. Ieri, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, hanno allungato ancora ulteriormente in classifica, sia sulla seconda, ma soprattutto dico, il vantaggio sulle altre comincia a essere considerevole: 12-13 punti sono tanti. E quindi è chiaro che il campionato è ancora lungo, ancora tanto da giocare, però insomma, certo, c'è da crederci assolutamente. Commentavi giustamente il fatto, lo commentavamo insieme, innanzitutto l'ennesima perla, insomma così, lanciata da Sansovini, dal bomber Sansovini, sentendo anche gli addetti ai lavori, dicono che giochi davvero con il sorriso, soddisfatto di questa situazione. Commentavamo anche proprio questo, nel senso appunto il fatto, la difficoltà anche di ritrovare delle motivazioni a quell'età poi. Sansovini, poi tutti lo sappiamo, è davvero illegale per quanto riguarda il campionato di Serie D, però anche lì è difficile poi calarsi in una serie minore, perché uno può pensare di far bene, in realtà le insidie sono tante. È stato il primo, appunto, sentendo tutti gli addetti ai lavori, che insomma il primo davvero che arriva allo stadio e l'ultimo ad andarsene, nel senso quasi come fosse appunto un esordiente. Davvero fin qui sta facendo una stagione pazzesca, mettendo anche insomma davvero in celluloide, in questo caso davvero dei capolavori per quanto riguarda poi le realizzazioni, ma non solo, anche il lavoro poi in spogliatoio in un certo senso. Esattamente, proprio quello che dici tu, un giocatore come Sansovini, con il suo passato, con il suo carisma, tutto quello che ha fatto nella sua carriera, il rischio qual è? Che vada a giocare in una squadra in un campionato inferiore rispetto a quelli che lui ha sempre giocato, e magari non abbia gli stimoli giusti. Certo. Invece questa è una grande dimostrazione di professionalità da parte del calciatore, che, come ti dicevo prima, magari ha ritrovato anche gli stimoli giusti in un ambiente giusto, e i risultati poi sono questi, perché il valore è chiaramente indiscusso, insomma. Ricordiamo appunto il record davvero dalla Serie A alla Serie D, come ha ricordato anche Matteo Falzon nel servizio, ovvero 11 vittorie consecutive per il Notaresco. Andiamo a vedere anche come vengono trattate le altre partite delle formazioni teramane, partendo dal pareggio ottenuto dal Pineto. Questo era di fatto uno dei big match della giornata. Pineto Matelica, che termina appunto sull'1-1, Tomassini illude il Matelica, ma il Pineto c'è, l'ex
porta avanti i marchigiani, poi la squadra di Rachini c'entra il pari con un gol di Bianciardi, quindi prosegue comunque il momento positivo del Pineto, che tra l'altro ha fatto anche molto bene in Coppa Italia nella settimana appena trascorsa, quindi altro risultato utile consecutivo per la formazione biancazzurra. Per quanto riguarda invece, tra virgolette, le note dolenti, andiamo appunto a vedere in questo caso la sconfitta del Giulianova che perde contro la Jesina. Il Giulianova fa resuscitare la Jesina, rabbia di mister Del Grosso, non abbiamo alibi, giallorossi spuntati e contestati da tifosi, marchigiani reduci da 7 KO di fila e solo da venerdì con il nuovo tecnico. Ecco, questa è davvero una sconfitta molto molto pesante, Enzo, sì, per i ragazzi di Del Grosso. Sì, certo, questa era una partita diciamo sulla carta abbordabile per il Giulianova, che però devo dire in questo campionato sta dimostrando anche una differenza di rendimento tra le partite giocate al Fadini e quelle giocate fuori casa, certo. Insomma, quindi magari in casa riesce a dare qualcosa di più, però insomma in questo momento è un po' in difficoltà, quindi è giustificata la delusione del mister e dell'ambiente, insomma. Campionato esatto, molto a corrente alternata in questo caso per la formazione di Del Grosso. Lasciamo adesso la Serie D, andiamo a vedere quanto è successo invece nel campionato di eccellenza, quindi vediamo tutti i risultati e poi la classifica. In questo caso non si è disputato il match della capolista Castelnuovo, vedete lì insomma Paterno Castelnuovo è stata rinviata. Tutte le altre partite: Spoltore che batte Flacco Porto 1-0, il Lanciano che vince con il San Buceto 1-0, il Nereto che continua insomma la serie di risultati di sconfitte consecutive, perde in casa 1-0 contro l'Angizia Luco. Vittoria importantissima invece del Ponte Vomano sul campo dei Nerostellati di Prato La Peligna, Penne a Questapone 1-1, Renato Curi al Golana Alba Adriatica 4-1 per la formazione ospite, la Torese che vince con il Capistrello 2-1 e infine colpo esterno della Bagica Lupo Vasto Marina contro la Virtus Cupello 2-1, la classifica che vede il Castelnuovo comunque avanti a quota 29, il Lanciano che prova insomma a recuperare punti a quota 27, Bagica Lupo a quota 25, Capistrello anche a quota 25, la Badriatica che continua insomma la risalita a quota 24 punti, bene anche la Torrese a quota 22. Insomma, l'abbiamo visto nella parte destra, vince di fatto soltanto il Ponte Vomano, ma è una vittoria molto molto importante, porta appunto il Ponte Vomano a quota 9. Enzo, un rapidissimo flash, in questo caso il Lanciano costretto a vincere in un certo senso il campionato, sì, per ultimamente ha un po' stentato, il Castelnuovo invece che sta davvero stupendo, ripetiamolo, non ha giocato, però insomma continua a mantenere il primato la formazione nero-verde. Assolutamente sì, il Castelnuovo sta facendo pure un grande campionato, ieri non ha giocato, quindi diciamo potenzialmente i punti di vantaggio potrebbero essere addirittura 5 sul, esatto, Lanciano, che come dicevi giustamente tu è la strafavorita di questo raggruppamento. Però devo dire il Castelnuovo si sta comportando veramente molto molto bene, sta facendo un bel campionato. Allora scendiamo adesso di categoria andando a vedere quanto è successo invece nel campionato di promozione, ci interessa nello specifico il girone A, anche qui tutti i risultati e la classifica, abbiamo anche poi il servizio e qui appunto si è giocata la 13ª giornata, colpo esterno di Amiternina e Mutignano con lo stesso punteggio, praticamente spugnano i campi di Miano e Celano con il risultato di 3-0, Montorio, Morro d'Oro 3-1, Mosciano, Piano della Lente 2-1, Nuova Sant, Fontanelle 5-0, a breve vedremo anche la sintesi, Pucetta, L'Aquila 3-2, quindi questa è una vittoria pesantissima del Pucetta, la Rosetana che sbanca il campo di Atri 3-1 contro il Real 3C Atria, San Gregorio, New Club Villa Mattoni 3-2, torna in parte Pizzoli 1-0. La classifica dopo la 13ª giornata che vede comunque il duetto in testa, Mutignano a quota 31, Montorio 88 a quota 30 e l'Aquila, insomma l'abbiamo visto, perde terreno, questa è una sconfitta che fa molto male alla formazione rosso-blu che resta comunque terza a quota 29, risale la nuova Sant'Egidiese a quota 27, poi Mosciano, San Gregorio, Rosetana a quota 23, via via tutte le altre formazioni. Anche qui insomma Enzo, davvero il campionato che si fa molto avvincente, soprattutto veramente chiunque può vincere con chiunque, vedi la sconfitta dell'Aquila. E questa davvero fa male in un certo senso. Sì, questa è stata la sorpresa sicuramente di giornata, la sconfitta dell'Aquila, però come dicevi tu giustamente è un campionato molto equilibrato,
Vorrei sottolineare l'ottimo campionato pure che sta facendo il Montorio, certo, che è praticamente a un punto dalla vetta. E poi io seguo, confesso di seguire con particolare simpatia quest'anno la Sant'Egidiesi, perché è allenata dal mio carissimo amico Peppe De Amicis, ex capitano del Teramo, quindi esatto, devo dire ha avuto un attimo di flessione dopo un avvio molto positivo, però vedo che si sta riprendendo, quindi gli faccio l'in bocca al lupo. E si è ripresa la grande, infatti appunto a tal proposito andiamo a vedere proprio la sintesi del match vinto dalla Nuova Sant contro il Fontanelli. Era una delle partite in un certo senso più attese, ha deluso tra virgolette le aspettative, perché davvero c'è stato un successo roboante da parte della formazione di De Amicis, che andiamo appunto a vedere nelle immagini. Una sfida con poca storia, nella quale la Nuova Sant'Egidiesi offre probabilmente la migliore recita stagionale in fatto di intensità e qualità delle giocate, mentre il Fontanelli non entra praticamente mai in partita. Il riscontro finale è la fotografia esatta di una contesa nella quale la formazione di De Amicis tiene sempre alti i ritmi del confronto, mentre gli ospiti, che pur arrivavano da una buona striscia utile, sembrano essere sempre in balia degli avversari. Il terreno pesante non argina alla continua ricerca della pressione della Sante, che prende da subito il controllo delle operazioni. Al Fontanelle, in difficoltà, non resta che abbassarsi per contenere l'accelerazione avversaria. I blu di casa vanno vicini al vantaggio in apertura al quarto con il tentativo di Pietrucci. Poi due minuti più tardi, Tarquini, su azione d'angolo, spedisce alto da ottima posizione. La Sante abbassa un tantino i ritmi e il Fontanelle prova ad alzarsi, ma è un fuoco di paglia. Al 32esimo la Nuova Sant'Egidiese spezza l'equilibrio nel punteggio. La punizione di Pietrucci è potente e precisa. La sfera, complice una deviazione, finisce la sua corsa sotto l'incrocio dei pali. I locali continuano a spingere, al 40esimo arriva il raddoppio. È un vero e proprio pezzo di bravura quello di Fini, che addomestica la sfera, si gira e poi conclude con un destro che termina la sua corsa a mezza altezza. E il Fontanelle? La squadra di Campanile avrebbe anche l'occasione al 41esimo di rientrare in linea di galleggiamento. D'Ignazio in aria si guadagna un rigore, che lo stesso centravanti però spedisce sulla traversa. Dall'occasione fallita al gol del 3-0 passa veramente un amen. Pietrucci verticalizza per Traini, che da posizione defilata confeziona un diagonale imprendibile. Giornata nerissima per gli ospiti, che prima del riposo restano in 10. Rosso diretto per Xepa, che sgambetta lo scatenato Traini. Alla ripresa, dopo la pausa del tè, Campanile opera 4 cambi in simultanea. Ma la sostanza non cambia. Al decimo la Sant'Egidiese cala il poker. Periconi vola via nello spazio, poi con grande lucidità mette a sedere Castrone e spedisce dentro. Il sigillo conclusivo al punteggio, quando panca ancora mezz'ora alla fine, lo piazza ancora Fini, che gira in porta l'assistenza di Angelino. La partita, senza grandi sussulti, prosegue con De Amicis che lancia nella mischia chi in stagione ha giocato meno. I gialorossi tornano a correre, come in avvio di stagione, proprio in previsione della sfida di domenica prossima con l'Aquila. Il Fontanelle invece ha come obiettivo quello di archiviare in fretta una giornata infausta. Allora, questo è il servizio della bella vittoria, insomma, della Nuova Sant contro il Fontanelle. Enzo, tra l'altro, commentavamo gol di, insomma, grande fatturato in questo fattura, caso. Sì, veramente tutti i gol ci stavamo appunto. Esatto, vedevamo insomma davvero bei gol e tra l'altro insomma un'ottima, come dire, un'ottima vittoria per quanto riguarda poi il match che aspetta prossimo, la squadra di De Amicis, che è contro, certo, l'Aquila, un'Aquila anche qui che viene ferita anche dalla sconfitta, sì, quindi ci si aspetta davvero una bella partita. Sarà una partita sicuramente, una bella partita che mette di fronte due delle protagoniste di questo campionato. Allora, lasciamo adesso il calcio e ci spostiamo nel mondo della pallaspicchi, quindi nel mondo della pallacanestro, andando a vedere con l'aiuto delle nostre grafiche, partendo dal campionato di Serie 2, ci interessa nello specifico il girone Est e qui insomma c'è stata una vittoria molto molto importante per quanto riguarda la Sapori Veri Roseto, che ha battuto tra l'altro in casa Orzinuovi col punteggio di 87-82, davvero una vittoria fondamentale per la formazione di D'Arcangeli. Tutte le altre partite, Urania Milano Ravenna 78-62, Piacenza Ferrara 87-83, Verona che batte Imola 65-77, Roseto Sharks Orzinuovi 87-82, Udine Poderosa Montegranaro 88-75, colpo esterno di Mantova contro San Severo, adesso un po' in crisi la formazione pugliese 64-78 per Mantova, e poi Caserta che batte Forlì 77-80. La classifica dopo l'ottava giornata, che vede il primario solitario per quanto riguarda
appunto Verona che ha quota 12, questa è la classifica vecchia praticamente, quindi Verona è a 12, ma comunque sia non fa niente, rientriamo praticamente in studio e poi la vedremo, eccola qui insomma la classifica corretta con Verona 12, Ravenna, Ferrara, Mantova e Piacenza a quota 10 punti, Forlì, San Severo, Roseto e Udine a 8, Montegranaro, Imola, Milano e Caserta a quota 6, chiude Orzi Nuovi a quota 4. Anche qui Enzo, davvero dopo la vittoria fuori casa con Montegranaro serviva la conferma per quanto riguarda soprattutto il pubblico casalingo del Palamaggetti, e anche qui non era molto semplice per quanto riguarda i Roseto Sharks, che ricordiamo una formazione composta da tantissimi giovani. È arrivata una grande vittoria, qualche brivido nel finale perché Roseto stava un po' per dilapidare un vantaggio cospicuo, però poi grazie insomma alle giocate di De Fabritis e Pieric e Nicolic insomma ha portato a casa il risultato, e vedete lì la classifica parla chiaro, davvero sono due punti pesantissimi per quanto riguarda l'obiettivo salvezza. Sì, probabilmente come dicevi tu sono le ultime due partite, quattro punti veramente importanti questi che è riuscito ad ottenere Roseto, che è una squadra appunto giovane e diciamo secondo me come l'anno scorso ci sono tutti i presupposti per ripetere quel tipo di campionato che ha dato tante soddisfazioni insomma. E vediamo appunto anche per quanto riguarda le cronache, insomma come viene trattata la vittoria degli Sharks, bis Roseto, bandiera bianca per Orzi Nuovi, gli Sharks centrano la seconda vittoria consecutiva, Nicolic che fa la voce grossa, l'americano Kadim Lettin è impeccabile, appunto 87-82 per gli Sharks, D'Arcangeli esulta ma punge arbitro e pubblico, il tecnico infatti dichiara certe decisioni non mi sono piaciute da parte appunto dei direttori di gara, i fischi al cambio di De Fabritis non sono giusti, De Fabritis che è stato un po' appunto beccato dal pubblico di Roseto, però poi ha sfoderato una prestazione davvero incredibile, anche qui Enzo penso che sia davvero importante soprattutto per l'ambiente dare fiducia, soprattutto certo. A una formazione così giovane, come dire il fischio è lecito, però insomma sì. Bisogna innanzitutto sostenere dal mio punto di vista, sì, anche perché siamo all'inizio del campionato, quindi diciamo la squadra deve anche sentire la fiducia del pubblico per poter esprimere il proprio potenziale che, ripeto, in questi giovani sicuramente ce n'è tanto. E quindi ripetiamole, la quarta vittoria stagionale per quanto riguarda la Sapori Veri Roseto. Scendiamo adesso in Serie B andando a vedere anche qui con l'aiuto delle nostre grafiche quanto è successo nella nona giornata, ci interessa nello specifico il girone C e qui ci sono stati risultati importanti che andremo a vedere. Allora partiamo innanzitutto appunto da Ancona che ha battuto da Cesena che ha battuto Ancona che aveva l'esordio di Stefano Raiola in panchina, esordio però non fortunato da parte del tecnico ex Teramo, ex Pescara, vincono appunto i romagnoli 60-72, Piacenza che batte Giulianova nettamente 74-54 e poi la grande vittoria dell'Adriatica Presteramo a Porto Sant'Elpidio 70-68, Centoiesi 67-63 e la vittoria pesante anche di Civitanova di coach Domizioli a Senigallia 86-82, Chieti Rimini 72-64, vittoria esterna di Ozzano a Faenza 86-92, vittoria esterna anche di Fabriano alla Bombonera di Montegranaro 72-76. La classifica dopo la nona giornata in questo caso si conferma in testa appunto la coppia Beccheri Piacenza 100 a quota 16, Fabriano 14, Civitanova 12 punti, Chieti, Montegranaro, Cesena, Rimini Ozzano a quota 10, Iesi, Senigallia 8, Faenza Giulianova a quota 6, il Teramo che sale a quota 4 punti, chiudono Ancona e Porto Sant'Elpidio a quota 2 punti. Partendo poi dalle cronache, quindi andando a vedere come vengono trattate insomma le partite sul quotidiano Il Centro, partiamo innanzitutto dalla bella vittoria del Chieti contro Rimini, l'esa Chieti da urlo continua la rincorsa all'alta classifica piegata a Rimini, Ruggero raccoglie applausi, capitan Gialloreto in tribuna domenica a Civitanova, ricordiamo che coach Cohen sta praticamente effettuando il cosiddetto turnover, quindi non ha giocato Gialloreto, e poi quelli che ovviamente ci interessano di più, l'Adriatica Presteramo che sbanca Porto Sant'Elpidio, prestazione tutto cuore e determinazione per i biancorossi, successo prezioso in chiave salvezza. Enzo, già il quotidiano Il Centro ci dà insomma degli assist, questa è davvero una vittoria che ne vale 4 almeno di punti, vittoria importantissima, tra l'altro la vittoria anche
ottenuta in modo convincente anche qui da parte del Teramo, e non era assolutamente facile, Enzo, perché poi sono quelle partite che devi tra virgolette vincere. Certo. Biancorossi portano a casa davvero due punti con un'ottima prestazione da parte di tutto il collettivo. Assolutamente sì, questa era una partita, diciamo, era un bivio per il Teramo, che è stato superato brillantemente. Era un confronto diretto che se fosse andato male ti ritrovavi ultimo in classifica, e invece c'è stata una grande prova. Devo dire, purtroppo non ho avuto ancora modo di vederla dal vivo questa squadra, perché con gli impegni del certo. calcio spesso si accavallano, ma la seguo sempre, e ho visto che è una squadra che comunque lotta sempre, perché anche in tante partite che poi sono finite male, ho visto che fino alla fine la squadra ha lottato, ed è una squadra anche questa in crescita. Se l'è sempre giocata e questo è importante, quindi questa partita sicuramente aumenterà l'autostima e la convinzione, perché era un banco di prova appunto anche sotto questo punto di vista. Adesso aspettiamo la prima vittoria casalinga, perché anche lì magari una volta sbloccati potrà aiutare a risalire ancora un po' in classifica. Tra l'altro vorrei spendere, insomma, più di una parola, un attimo, un flash praticamente su coach Manuel Ciglio, che davvero, se andiamo a analizzare anche il roster a disposizione, il budget a disposizione, il girone con cui ti devi confrontare, perché davvero è una 2 fondamentalmente truccata quasi, mancano soltanto i giocatori americani, poi di fatto ci sono davvero formazioni pazzesche che potrebbero giocare in A2, e il lavoro del tecnico Comasco davvero si sta vedendo. Due certo. vittorie, tra l'altro tutte e due esterne, come hai detto tu, manca quella in casa, però davvero come sta motivando questi ragazzi coach Ciglio è incredibile, Enzo, perché davvero vista anche la giovanissima età e anche un po' l'inesperienza in alcuni di loro, escluso ovviamente Lestini, è davvero il lavoro paga in questo caso, perché sta facendo soprattutto un lavoro mentale coach Ciglio, oltre ovviamente al lavoro tecnico. È proprio quello che dicevo, anche nelle sconfitte che ci sono state, magari anche attraverso quelle sconfitte è passato questo processo di maturazione. Certo. E credo che il grande merito sia appunto di questo coach che sta lavorando, mi dicono un po' anche nell'ambiente, insomma, sai, che seguo sempre con grande passione il basket, e sta lavorando veramente bene, ed è proprio come dicevi tu, insomma, è con mille difficoltà in un campionato difficile, con una squadra molto giovane e quindi anche inesperta sotto certi punti di vista. Sono due punti poi che ovviamente fanno classifica, e guardando proprio anche, riguardando la graduatoria, staccano Ancona e Porto Sant'Epidio a quota 2, riavvicinano anche Faenza e Giulianova, e in questo caso, Enzo, poi il prossimo match che giocheranno i biancorossi è appunto al Palas Capriano contro Montegranaro, che vedete lì nella parte sinistra della classifica. Insomma, adesso bisogna prendere ancora di più entusiasmo, perché se si riaggancia anche un po' il treno delle squadre a 6 punti, insomma, cominci a metterti anche in una zona tra virgolette più tranquilla, soprattutto a livello di testa, in questo caso a livello mentale. Certo, quello che dicevo prima, insomma, adesso bisogna sbloccarsi in casa, vincere questa prima partita in casa. Il Montegranaro è una brutta gatta da pelare. Però, insomma, ecco, ripeto, la squadra è in crescita, quindi quello che magari faccio fatica a capire è l'Ancona, che invece ha una squadra, un roster abbastanza importante fin pure qui, per questa categoria. Fin qui, infatti, si può dire, esatto, fin qui Dorici sono davvero quelli che stanno deludendo di più in assoluto. Un po' di più, però sono anche certo che Stefano Raiola, conoscendolo, farà un buon lavoro, quindi a maggior ragione noi dobbiamo tirarci fuori da quella situazione. Assolutamente. Allora, chiudiamo adesso il discorso per quanto riguarda il basket con la C Silver. Rapidamente andiamo appunto a vedere, si è giocato l'ottavo turno, Pescara ok a Mosciano, l'Amatori si inchina, Nuovo Basket Aquilano fa festa, quindi questi tutti i risultati, con il Pescara che di fatto si riprende la testa della classifica vincendo a Mosciano 54-63. La Teramo a Spicchia aveva la partita più facile appunto della stagione contro i Baby dell'Arino Termoli, punteggio ovviamente eloquente 104-29.
E poi appunto vediamo anche qui si è giocata tutte le altre partite con il Silvi che ha battuto anche la Farnese Pallacanestro 72-66, il Campli che comunque nell'infrasettimanale Enzo aveva vinto contro la Teramo a Spicchi al Pala Borgognoni, si è rigiocato il derby, quest'anno davvero un bel campionato per quanto riguarda la C-Silver, il livello anche qui è cresciuto molto. Sì, assolutamente sì. Devo dire, devo fare complimenti al mio amico Fabio Nardi perché a Teramo a Spicchi è una società che è cresciuta molto in questi ultimi anni, ha lavorato tanto sia nel settore giovanile, certo, sia nella prima squadra, sia sugli impianti, sta facendo veramente un ottimo lavoro. Ha preso anche adesso Ivan Bisson come responsabile del marketing, quindi sta facendo anche a livello diciamo societario e dirigenziale operazioni importanti. Sta crescendo in un po' a 360 gradi e anche il campionato che sta facendo, insomma il campionato di vertice è notevole, insomma. C'è stato questo passo falso di Campli, ma proprio dovuto al fatto che è un campionato equilibrato e comunque difficile. Girone esatto, molto molto difficile, ci si attende anche qui davvero un campionato avvincente fino alla fine. Allora siamo arrivati davvero ai saluti finali, io ringrazio di cuore Enzo Montani per essere stato con noi, grazie Enzo. Grazie a te dell'invito. E ovviamente avremo modo di rivederci durante la stagione, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, vi ricordiamo l'appuntamento come sempre domattina in diretta alle ore 7 con appunto Di Prima Mattina. Grazie ancora e buona giornata a tutti.